sta perorando la peste, la progettività, poi sentiamo il cancro vivo, una difficoltà di carica che invece andrà verso l'incrocio. Grazie, innanzitutto grazie dell'invito, grazie al Presidente Macron per aver voluto questo momento per ospitarci, grazie agli amici questo argentino, per questa tantità di amici, grazie a Antonio. Sono particolarmente contento di essere qui per i relatori illustri a questo dato, però se proprio devo dire qual è il motivo, maggio come essere vicino a questo Zaccheo, non lo ricordo, io mi ricordo sempre, che non fece l'esame di diritto privato. Ed è sempre un'emozione poter pensare un giorno di sedersi vicino a quello che ha fatto l'esame, un esame tra l'altro importante da parte del professor Lillo. Giorgio è stato bravissimo nel cercare di dire che il ricorso è procedibile. Secondo me il ricorso non è procedibile, certo di essere abbastanza chiaro. Prima però devo dire che quel decreto legge 115 nasce proprio perché non si è riusciti a far fronte a quelle esigenze che il presidente Maragos stamattina per cui ritiene, cioè sono giuristi che devono avere tempi ragionevoli. Probabilmente, poiché non si è riusciti a dare tempi ragionevoli, il governo entra con quel decreto 115, con il quale, non so se lo conosciamo tutti, spazza via tutto e dice dobbiamo andare in avanti al giudice amministrativo. Chi vuole riassumere anche in tre ragioni, il giudice è dinanzi al giudice. Ora, è evidente che quel decreto nato dalla, ricordiamo, da quell'estate, nato da quella contingenza, e poi ha avuto come effetto che noi eravamo, l'avvocato di Cugno lo ricorda bene, eravamo il 15 novembre ancora in Consiglio di Stato a chiederci quale fosse l'estate che doveva andare, se o meglio, se il campionato dovesse essere andato. Ora, il decreto legge non viene convertito, non viene convertito, però io penso questo, il comma 3 che qui citato nell'articolo 77 della Costituzione è abbastanza chiaro, e esplicito, ne dice che i diritti di finanza sin dall'inizio, se non convertito in legge, è necessario. C'è dunque una mancata conversione che a mio avviso porta a non avere più quel decreto, non avere più quel perfetto, a quel tavolo non essere. Ma c'è di più. Noi sappiamo anche che la Costituzione consente, sempre a questo terzo comma, alle Camere, ovviamente con legge ordinaria, di regolare con legge i rapporti giuridici sulla base dei crediti non convertiti. In buona sostanza, il legislatore, dinanzi a un decreto legge non convertito, ha la possibilità, con legge ordinaria, di regolare i rapporti sono. I miei grandi collaboratori, giovani collaboratori, sono che ieri sia un vedere ad esempio la legge 2018, numero 129, l'articolo 1 del decreto legge soppresso, ma la legge di conversione, in ragione di quel decreto legge soppresso, sì, resta, va, via, e i provvedimenti erano stati, e sono stati fatti gli effetti, i rapporti giuridici, sulla base, dell'articolo 1 del decreto legge, quello che era stato soppresso. Come si può dire che gli effetti di quel decreto legge procedono? Due obiezioni, tanto a non essere, ma poi la scelta del legislatore è una scelta di non aver voluto mantenere gli effetti di quel rapporto di soldi che fa il decreto legge non c'è più. Il legislatore non ha voluto scegliere, non ha voluto dire sono fatti gli effetti a marzo,
atto, mi sembra il riferimento di quei giudizi nati e sorti sulla base di quel diritto legge, per essere chiari anche a chi non viene quei giudizi nel senso che non viene anche seguiti mai a chiesa. Cosa succede? Quando viene fuori questo decreto legge il 5 ottobre, alcune società di calcio sono costrette a riassumere dinanzi al TAR i giudizi. Si discuteva se era corretto o meno toccare quelli del calcio per prima volta. Riassumere dinanzi al TAR, vanno al TAR esplicitamente, dicono al TAR, poiché c'è quel decreto legge, io vengo da te. Il TAR adotta una decisione cautelare, come impugniamo. Oggi il TAR. Come può Giorgio dire che continua ad avere la giurisdizione su giudizi per i quali la giurisdizione la leva sulla base di quel decreto legge? Ovviamente la verità non esiste, forse la verità è certa, la verità è certa, immaginiamo che esiste il diritto alla verità. Quindi io con grande verità ripeto che il giudice non potrà dichiarare che i posti innocenti e di creare un procedimento ordinario, ovviamente, la riassunzione degli stessi innanzi agli occhi che vi fate. Un'ultima battuta, spero di non aver sforato. Ho sentito tante cose interessanti. Mi dispiace che il Presidente Giordano sia andato via, non voglio accettare la sua assenza. Devo dirvi però, con grande umiltà rispetto al giurista che Simone ha preso, che rispetto alla situazione principale e anche dire io la penso in maniera un po' diversa, nel senso che se gli altri devono essere presenti nel Consiglio federale, se quello in armonia con i regolamenti di FIFA, secondo me, stavo andando anche nel frattempo la traduzione di questo cellulare, non mi succede, perché il cellulare, secondo me il regolamento FIFA del 2010 all'articolo 4, comma 2, prevede il regolamento FIFA che nel Consiglio federale si sieda il rappresentante dell'Italia, che viene considerato che poi il regolamento FIFA recita il comitato di verifica dovrebbe nominare uno dei segmenti di quale presenta il comitato federale. Quindi il regolamento FIFA prevede la presenza degli ordini all'interno del comitato di verifica. Allora ritengo con grande vista, io sono tra coloro i quali diversamente al Presidente Giordano, si ritiene che leggere la presenza degli ordini in armonia con il regolamento internazionale, il regolamento FIFA è un regolamento che se letto in maniera precisa e anche letterale non viene assolutamente la presenza degli altri all'interno del